Impegnativa trasferta per gli uomini di Giannusa chiamati alla prestazione maiuscola per uscire indenni dal franco scoglio di Messina. Partono bene i padroni di casa che provano a premere sull'acceleratore con una serie di tiri che però non impensieriscono il portiere russo. La migliore opportunità per la squadra di casa con uno calcio di punizione di Crucitti. Russo sventa la minaccia districandosi molto bene, respingendo il tiro. Ma è ancora la squadra di casa che ci prova con la difesa azzurra un po' in affanno. È il periodo migliore per la squadra di casa. Ancora la possibilità del tiro. E il pallone di Orlando che termina fuori. Poi il break degli azzurri con Padulano. Tiro ad incrociare che però termina poco meno di un metro alla sinistra del portiere di casa. E poi il Messina che ci prova con questo pallone che viene allontanato. E poi ancora una possibile ripartenza per gli azzurri con questo lancio sull'out di destra. È buono il gioco di gambe, il pallone al centro, ma il tiro risulta essere centrale e dunque nessuna difficoltà per il portiere di casa. Una partita veramente emozionante, ma le cose migliori si vedono tutte nella ripresa. È ancora il Messina che attacca sulla fascia destra con questa azione tra una selva di gambe e poi il tiro con Russo che poi non esce per la presenza di uno difensore che libera il pallone. Ancora il Messina che ci prova scavalcando il centrocampo. Russo evita il corner. Partita ancora con il risultato ad occhiali, ma non mancano le emozioni con il Messina che prova a sbloccare con questo tiro dalla distanza che però termina sul fondo. E poi sono gli azzurri che si presentano dalle parti del portiere avversario. Qui il tiro viene respinto, ancora la squadra ospite del Marsala, il tiro rimpallato, la disperazione, il salvataggio sulla linea. E il Marsala vicinissimo al vantaggio. Poi la squadra di casa prova ad offendere con questa azione di Crocitti e la parata di Russo, il tiro centrale. Ancora gli azzurri sulla fascia destra, il pallone calibrato al centro. Troppo lungo il cross per gli tanti attaccanti lillibetani. Ancora la squadra del Marsala che prova ad insistere, capisce che il Messina è vulnerabile. La possibilità di Majorano a porta quasi sguarnita, colpisce il palo, clamorosa occasione per gli azzurri. Ma poi la squadra di casa colpisce anch'essa un legno e il pallone si spegne tra le braccia di Russo. Ancora gli azzurri sugli sviluppi di un corner e il pallone di testa termina sul fondo al triplice fischio 0-0 tra Messina e Marsala.